I fuochi di San Giovanni e dei santi Pietro e Paolo, meglio conosciuti in Valle d'Aosta come les feux de Saint-Jean e de Saint-Paul et Pierre, sono un'ancestrale tradizione dei popoli alpini le cui origini sono sconosciute. È comunque accertato che si tratti di un rito di origini pagane. Si riteneva infatti che durante il solstizio d'estate, momento in cui la luce inizia a decrescere, gli antichi popoli onorassero le divinità con grandi fuochi, allo scopo di richiedere l'allungamento in qualche sorta della luce stessa. Male accettati dalla Chiesa cristiana, poiché di origine pagana, la stessa se ne appropriò in un secondo tempo per valorizzare la figura di San Giovanni Battista, il cosiddetto cousin di Gesù Cristo. In Valle d'Aosta i tradizionali fuochi sono ormai ridotti e coinvolgono poche comunità, tra i più conosciuti quelle di Coni e di alcuni comuni dell'Amber Valdostano. Raggiunta la becca prescelta si accendono i falò, nel rispetto delle norme di sicurezza, e questi diventano un punto di riferimento visibile da diverse località valdostane. Portare il materiale necessario per l'accensione dei falò richiede abnegazione e sacrificio. Il tutto è però compensato dalla soddisfazione di aver raggiunto l'obiettivo immaginato e di aver perpetuato questa antica tradizione che tende a festeggiare l'arrivo dell'estate, la bella stagione, l'epoca in cui si raccolgono i frutti e la terra offre.